Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi qui per raccontarvi le vostre storie, ma è anche una storia che riguarda la permanenza di Padre Pio in questo convento oggi. A questo indirizzo che vedete in sovrimpressione ci ha scritto Rosanna Boccucci, che condivide una esperienza avuta proprio da suo papà Nicola Boccucci, che ancora oggi porta con sé per questo incredibile incontro tra suo zio Giovanni Tarcagnota e Padre Pio. Siamo negli anni 60. Lo zio Giovanni, un uomo scettico, senza figli, spesso sentiva parlare di miracoli qui a San Giovanni Rotondo e di Padre Pio. Bilocazione, lettura del pensiero, guarigioni. Può essere mai che Stuzzi Monaco fa queste cose? Diceva sempre e si domandava, dubitando di tutte quelle storie che leggeva sui giornali e che circolavano anche nel suo paese sulla figura del Santo Frate Cappuccino. Un giorno, preso dalla curiosità, Giovanni chiede a Nicola, suo nipote, di accompagnarlo proprio a San Giovanni Rotondo per vedere proprio con i suoi occhi. Arrivati al santuario, Nicola decide di aspettarlo in macchina mentre lo zio si reca tra i fedeli in attesa di incontrare Padre Pio. Passano delle ore, finalmente Giovanni ritorna, ma non è più lo stesso. Nicola lo osserva e lo vede pallido, scosso. «Zio Giovà, che hai? Ti senti bene?» chiede il nipote preoccupato. Ancora turbato, lo zio gli risponde «State zit, che quello zio monaco mi ha sconvolto». E poi racconta l'incredibile esperienza. Durante questo incontro, prima che Giovanni potesse presentarsi, Padre Pio lo anticipa immediatamente, senza farlo parlare. «Giovà», lo chiama per nome. «Tu non ti dovevi chiamare Giovanni, ma Tommaso, perché come San Tommaso tu non credevi se non vedevi con i tuoi occhi». La frase di Padre Pio risuona nella mente di Giovanni. Il Santo Frate aveva colto nel segno, rivelando così una verità profonda sul suo carattere scettico. Questo incontro lo sconvolge profondamente, ma cambiato per sempre, racconta Rosanna. Rosanna conclude questo racconto, e noi la ringraziamo per aver condiviso questa storia, con grande affetto, ricordando la bellezza, l'intensità di questo evento familiare che suo papà ha sempre condiviso con lei per tutta la vita.